papà che ha un infarto mentre guida l'automobile e ha fatto tutto quello che un adulto forse non avrebbe avuto la freddezza di fare. Ne vogliamo parlare? Matteo Zago, il papà Marco e mamma Alessandra. Eccoci qua. Vieni qua, Alessandra. Ah, proprio serio. Io pensavo battesse il 5. Salve, eccoci qua. A posto? Hai fatto di più, guarda, questa è una passeggiata di salute. Allora, caro Marco. Sì. Quando eravamo quest'estate, che giorno era? 15 agosto. Ferragosto, bello, calmo, tranquillo. Eravate in automobile e... Niente, siamo arrivati fortunatamente ad un semaforo, sono riuscito a fermarmi e poi mi sono risvegliato all'ospedale 4 giorni dopo. Un buco di 4 giorni. Sì. Però, per Marco, che non ricordano... Oh, cominciamo a... perché sennò pure io mi viene il groppino in gola, eh. Guardiamo da un'altra parte... E va bene così. Allora, 4 giorni di buco. Matteo invece ricorda lucidamente tutto quello che è successo. Eravamo al semaforo, Matteo. E ci eravamo fermati, ovviamente, perché era rosso. E poi l'ho visto giù, così. Si è accasciato sul volante. Sì. E dopo, mentre ho provato a svegliarlo perché pensavo stesse dormendo... la macchina stava andando avanti senza che io me ne stessi accorgendo, perché andava molto piano. Proprio quando mi sono accorto che lui non stava dormendo, ho fatto quello che mi ricordavo quando loro fermavano la macchina, cioè mettere una mano sul freno, perché col piede non ci arrivavo, facevo prima con la mano e dopo tirare il freno a mano. E poi, da come vedevo sul libro della Croce Bianca e da come mi spiegavano i miei genitori, bisognava chiamare il 112 in caso di... E quindi tu hai fatto il 112 e che cosa hai detto al telefono? Beh, ha risposto la segretaria, che poi smistava tutto, e gli ho detto che mio papà stava male, poi mi ha passato... Un altro signore? Della Croce Bianca, e gli ho detto che mio papà stava male, gli ho detto dove eravamo... Poi, dopo un po' di minuti, sono arrivati con la prima ambulanza. Poi è arrivata anche la seconda, con la macchina. E nel frattempo hai scritto anche un messaggio WhatsApp a mamma. Tanto per tranquillizzarla. Tanto per tranquillizzarla. Tranquillizzarla non tanto. Infatti, che hai scritto? Gli ho scritto, il papà sta morendo, vieni, il papà sta morendo, non mi ricordo. Cioè, però era una cosa così. Cioè, il senso era sempre questo, però non mi ricordo adesso quello che gli ho scritto. Secondo me è rimasto nel telefonino. Alessandra, e lei stava facendo quello che stava facendo, arriva il segnale e... Io ero a casa, mi arriva questo WhatsApp dove c'è appunto scritto mamma, vieni, il papà sta morendo. E insomma... Certo. Ho avuto paura, l'ho subito richiamato al cellulare di mio marito. Io non sapevo come chiamare. E mi ha detto dove erano, mi ha detto velocemente cos'era successo, quindi io ho chiamato mio fratello, che per fortuna abita di fronte, certo, a me, siamo corsi nel posto indicato e lì ho trovato ambulanze, i vigili, lui nell'ambulanza, gli stavano praticando il massaggio cardiaco. E quando è arrivato in ospedale, com'è arrivato? È arrivato, lui ha avuto un infarto e anche un arresto cardiaco insieme. Ci siamo fatti mancare nulla? Non ha fatto mancare niente. Trattamento completo? Sì. Scusa, hai detto una cosa, che tu non sapevi come chiamare mamma. Sì, non me lo ricordavo. Non te lo ricordavo? Beh, certo, in quel momento almeno una cosa salta in certi momenti. Allora... No, perché di solito sono i genitori che danno la vita ai figli, ma raramente capita il contrario. Quando è che hai capito come sono andate le cose, Marco, che tuo figlio ti ha salvato? Dopo, quando mi sono risvegliato.
perché poi dalla rianimazione mi hanno portato in reparto normale e lì poi dopo 4 giorni mi sono risvegliato, lei mi ha raccontato quello che era successo, ovviamente io mi sono trovato lì così e mi ha detto guarda che Matteo ha chiamato l'ambulanza, hai avuto un malore mentre eri in macchina, ha fatto tutto Matteo e niente, è stata ovviamente lì in quei momenti ti passano tante cose per la testa perché ovviamente non è così. Prima di realizzare realmente quello che è successo ce ne vuole un pochettino, insomma, però insomma. Qual è stato il primo pensiero al risveglio quando ti sei trovato? Ma io la prima cosa che ho pensato al di là della bravura sua nel gestire tutta la situazione è stato pensare se non ce l'avessi fatta. Questo è stato il mio primo pensiero. Pensare che lui è così piccolo e lasciare lui solo, lasciare lei sola, il primo pensiero è stato quello. Dato fortuna e insomma. Vabbè, dai. Si vede che non era il mio giorno. Eh? Si vede che non era il mio giorno. Quando sei nato tu? 5 dicembre. Adesso devi festeggiare anche il 15 agosto. E non sarà un Ferragosto. Poi sei andato a trovare papà in ospedale? Sì, per tutto il tempo. Poi dopo quando l'hanno spostato in cardiologia, quella normale, perché dopo che l'hanno risvegliato, cioè quando, la prima volta che sono andata a trovarlo, perché quando era in terapia intensiva non potevo andare a trovarlo, e era in cardiologia intensiva, se non mi sbaglio, vero? E poi dopo quando l'hanno spostato in cardiologia poteva già muoversi, era già tutto a posto. È andato. Era tutto passato. Oh, posso dire una? Vi è venuto veramente bene, eh? Ah beh, è un figlio di cui essere orgoglioso. Voi siete di Bolzano. Allora, la storia è finita su tutti i giornali e i compagni di classe cosa hanno detto? Quando ho iniziato a scuola un mio amico mi ha detto che sono stato bravo, poi un mesetto dopo che era successo il fatto, la supplente di matematica ha fatto vedere il video ai miei compagni, poi mi hanno fatto un po' di domande e basta, ho risposto e poi... 7 anni che fai? La terza elementare? Terza elementare. Che vuoi fare da grande? Il fumettista. Fumettista? Che fumetti leggi? I manga. I manga, che sono quelli giapponesi. Quindi che tra l'altro i fumetti giapponesi si leggono al contrario, dall'ultima... Ma perché sta storia dall'ultima pagina a salire? Perché i giapponesi hanno voluto inventare il manga, questo libro qua. Per il fuso orario. Per il fuso orario. E quale personaggio ti piacerebbe disegnare? Perché Naruto. Immagino che tu già, Naruto. Naruto? Sì, Naruto, sì, che è il cugino di Ben Ten? No. Lo zio dei Gormiti? No. Chi è Naruto? Ditemelo voi. Io ormai ho passato quell'età. Vabbè. Naruto è un ninja. È un ninja. Vabbè, senti, l'importante è sapere quello che vuoi sin da adesso e questa è una fortuna perché, come dico sempre... Infatti sto già facendo un libro a scuola con un mio amico. Dai, è lui che fa, scrive i testi? No, no, lui fa solo l'idea, se no il libro lo faccio io. Lui fa solo l'idea, io e gli autori sono importanti, uno pensa e l'altro esegue, uno il braccio e l'altro la mente, e quindi sono... ma già con matita e poi ripassi a china. Ma ragazzi... Beh, mio caro Matteo, io penso che i tuoi genitori siano molto orgogliosi e penso che questo Natale, Babbo Natale, sarà un pochino più generoso del solito. Grazie a Marco e Alessandra, buon ritorno a Bolzano, Modena Brennero permettendo. Bello, complimenti. Ma sei proprio un signorino, bello. Grazie.